La strage nella discoteca di Corinaldo a Senigallia, dolore e commozione per l'ultimo saluto a Emma, 14 anni, una delle sei vittime, Cesarina Trellini. Parte per il suo ultimo viaggio, lei, appena 14 anni, una scia luminosissima fatta di bontà, gentilezza, intelligenza, sorrisi mai negati e tanta dolcezza, come la descrivono mamma, papà, sorella, fratello e familiari, nell'annunciare alla comunità di Senigallia il saluto alla loro ragazza che ha perso la vita nella calca della Lanterna Azzurra. Lei, primo anno di liceo classico, prima volta in discoteca. C'erano i suoi compagni di classe, le amiche del cuore, nella chiesa di Santa Maria della Neve, tanti coetanei, molti che quella notte erano lì a Corinaldo e che ne portano i segni: rose, gigli, margherite bianche, cerimonia privata nella parrocchia del Portone, lutto cittadino a Senigallia. Arriva il profondo, commosso cordoglio e la vicinanza del Presidente della Repubblica Mattarella. Quello di Emma è il primo funerale della tragedia di Corinaldo. Tra domani e sabato i riti per Asia, Daniele, Benedetta, Mattia e mamma Eleonora. Tutti i loro nomi vengono scanditi nell'intimità della chiesa. Sei vite unite da un destino. La morte, che è uno strappo, un taglio nella tela, scandisce Don Paolo. Nel vivere il dolore di questo taglio, ognuno ha il suo compito. La magistratura di accertare la verità. Noi, conclude, di prenderci cura l'uno dell'altro ed essere comunità. L'inchiesta sulla